Si è svolta a Roma mercoledì 12 giugno 2019, presso la sede della Società Chimica Italiana, la presentazione del libro dal titolo La ricerca di Francesco Giuliano, pubblicato da Aracne Editrice nella collana Contemporanei. Nel nuovo romanzo dell'autore, romanticismo e scienza si fondono perfettamente. Mito, realtà e cultura si amalgamano in modo intrinseco nel racconto di una storia dei nostri giorni, che descrive le vicissitudini di due giovani ricercatori e delle rispettive compagne, impegnati nella realizzazione di un'attività di ricerca scientifica. Tuttavia, i protagonisti vedranno entrare in collisione i loro sentimenti reciproci, proprio come avviene tra le molecole di una reazione chimica. E questo sconvolgerà l'equilibrio sul quale si basa la loro amicizia. All'evento di presentazione, introdotto da Luigi Campanella, sono intervenuti insieme all'autore Francesco Giuliano, la scrittrice Assunta Agneo e il professore Enzo Bonacci. Questo romanzo, La ricerca, è il mio sesto libro, il secondo che pubblico con l'Aracne. È un romanzo che parla anche di chimica e diciamo che rientra in quel movimento internazionale che prende il nome di terza cultura, in cui si cerca di unificare la cultura umanistica con la cultura scientifica. Infatti questo romanzo, La ricerca, parla di due coppie di giovani, un chimico che ha una compagna che è un avvocato e di un entomologo che si interessa dello studio delle formiche, un mimercologo, che ha come compagna una laureata in scienze che si chiama Carmen. Queste quattro persone, quattro giovani, si incontrano e praticamente incominciano ad avviare un discorso su una ricerca che è stata messa in campo da Sam, che è un chimico. E praticamente e quanto iniziano ad avviare sia Sam che Peter, che anche lui è un ricercatore, diciamo burocraticamente le pratiche per poter avere la sovvenzione per avviare questa ricerca, diciamo che incontrano grosse difficoltà e non si sa come andrà a finire, perché giustamente questo lo lascio al lettore che leggerà il libro. Il libro La ricerca è un libro molto interessante perché affronta il problema del finanziamento della ricerca scientifica con tutti i risvolti che questo problema comporta, e quindi i confronti fra i vari gruppi di ricerca, l'oggettività o la soggettività delle valutazioni, l'appartenenza delle scuole culturali o politiche che possono prevalere su altre a prescindere dal valore scientifico, tutti argomenti ben noti nel mondo della ricerca scientifica. Ma in questo libro c'è un risvolto nuovo, interessante, che come questi aspetti, che poi condizionano molte volte la vita del ricercatore nel laboratorio, si trasferiscono alla sua vita personale, quindi alla sua vita familiare, ai suoi rapporti con la moglie, il marito, il fidanzato, la fidanzata, quello che sia, cioè i rapporti personali che vengono influenzati da queste disfunzioni del sistema di finanziamento della ricerca scientifica.
nel fare questo l'autore coglie l'occasione per fare un discorso a tutto campo della ricerca scientifica, caratterizzandola per i suoi aspetti scientifici e culturali e dimostrando sostanzialmente come in effetti tra arte e scienza, e quindi le discipline umanistiche e le discipline strettamente scientifiche, c'è una correlazione stretta che le fa entrambe definire sostanzialmente con una sola parola cultura. Francesco Giuliani fa proprio un discorso di comunione tra la sociologia e la chimica, rendendo la chimica un argomento così fruibile, così semplice, che riguarda la nostra quotidianità, che è impossibile non innamorarsi. Cosa che invece è successa a me quando io l'ho letto. Già il fatto che inizia ogni capitolo con una singola frase di verità, una perla di saggezza, già quello ti fa innamorare e quindi ti rende bellissima la lettura. È molto comunicativa, è molto disponibile e analizza la società meglio di un sociologo. È qualcosa che ti aiuta a capire come la chimica possa migliorare la tua vita, possa indagare sulle cose di tutti i giorni e quindi possa renderti migliore la vita. Poi analizza anche l'individuo, dice che la tecnologia con cui forse oggi si sta troppo in contatto peggiora il contatto con gli altri perché si comunica di meno, si comunica poco e quindi rende peggiori quelli che sono i rapporti con gli altri, con il lavoro, con il partner, con la famiglia. Dovremmo dedicarci di più a noi stessi, agli altri e quindi comunicare in maniera intelligente. Questo è l'invito che ci fa. E poi ci sono le poesie, bellissime. Ogni tanto c'è qualche poesia che ci ricorda come la ricerca migliora la nostra vita, migliora noi stessi. E quindi l'invito è a quello di leggerlo. Ringrazio il professor Venanzi, che è presidente della sezione Lazio della Società Chimica Italiana, soprattutto il professor Luigi Campanella, che mi segue in tutte le mie pubblicazioni e anche in questa ultima, che ha ritenuto abbastanza significativa per la chimica e per tutto ciò che la chimica rappresenta. Bene, io ringrazio l'autore, il professor Francesco Giuliano, di questo libro per avermi dato la possibilità di recensirlo e di presentarlo in questa sede così prestigiosa. Io sono Enzo Bonacci, ingegnere chimico e docente di scuola secondaria superiore di matematica e fisica. Questo libro parla delle vicende di due ricercatori, amici tra di loro, i quali hanno, uno dei due ha un'intuizione particolare e chiede aiuto all'altro sulla possibilità di smaltire la plastica, è un grande problema dello smaltimento della plastica, attraverso un minuscolo animaletto che è praticamente una formica. Lui ha notato che la formica, un particolare tipo di formiche non studiato in precedenza, avrebbe la capacità, legata all'aldeide furfurale, di smaltire la plastica, e questa sua intuizione poi viene confermata anche dall'aiuto del mirmecologo, suo amico. Stiamo parlando di Sam, il protagonista, e Peter, il suo amico. Ma non c'è solo questo, ci sono anche delle vicende umane, si sviluppano anche delle relazioni sentimentali con le rispettive compagne, e Laura e Carmen, e il tutto in una cornice descrittiva che oscilla tra l'alta poesia e le descrizioni scientifiche, proprio perché il professor Francesco Giuliano è il fautore della terza cultura, cioè non la compartimentazione del sapere, bensì una sorta di fusione dove non si capisce più bene qual è il confine tra le materie umanistiche e le materie scientifiche. L'intervento del professor Bonacci, che io ringrazio per la nutrita recensione che ha stilato, e come ha detto è pubblicata sulla rivista La Chimica e l'Industria, che è una rivista della Società Chimica Italiana, diciamo non ha fatto altro che focalizzare il contenuto non solo scientifico ma anche umano che questo romanzo La Ricerca rappresenta.